Amici telespettatori, siamo al consueto appuntamento di approfondimenti su tematiche politiche e sociali con il presidente della IUM, ossia Academic School, il professore Edoardo Maria Piccirilli. Salve, salve a tutti. Presidente, oggi dobbiamo mettere sul tappeto un discorso molto importante dell'Europa. Che movimenti ci sono, che novità ci sono, perché con l'uscita di Draghi e al momento economico praticamente che ha salvato l'Italia, così si dice, da una bancarotta e con l'avvento di Gentiloni. Lei che viaggia spesso per la sua attività professionale, che succede? L'uscita di Draghi, Draghi lascia una grande eredità. E la nuova presidente sicuramente in effetti porterà avanti ciò che Draghi ha fatto in questi anni e speriamo che Draghi possa diventare il nostro capo dello Stato. Sembra che ci sia una grossa convergenza sul suo nome. È certamente un buon nome rispetto all'estero, è una persona in gamba, insomma, uno che ha aiutato molto l'Italia durante il suo mandato alla BCE. E oggi con l'avvento di Gentiloni credo che l'Italia possa dettare un po' le regole nel campo dell'Unione Europea. Guardi, ultimamente è venuta anche la Merkel qui in visita in Italia e c'è stata una grande apertura. Lei ha parlato di unione bancaria. Ecco, noi più adesso abbiamo avuto l'unione monetaria, manca l'unione bancaria. Con l'unione bancaria si avvia verso un processo di maggiore integrazione dell'Unione Europea. E quindi se dovessimo arrivare a questo nel breve periodo, sicuramente l'Europa cambierà volto, sì, perché poi anche con l'uscita di Juncker dalla Commissione Europea, sa che Juncker in effetti viene da Lussemburgo, un paese di paradisi fiscali, quindi che con l'uscita di Juncker, con l'entrata di Gentiloni e con l'apertura di Angela Merkel verso l'unione bancaria, credo che l'Europa sicuramente cambierà volto e non sarà più considerato come l'Europa delle finanze, ma l'Europa dei popoli, quello che io ho sempre detto in campagna elettorale. Presidente, quindi non terranno conto della percentuale del 2%, del 3%, qui ci sarà un'elasticità. No, oggi attualmente c'è ancora questo patto di stabilità e crescita voluto fortemente dalla Germania con l'allora ministro delle finanze Bekel nel 1997, giusto per tenere sotto controllo i conti soprattutto dei paesi latini. Però guardi, il patto di stabilità e crescita in effetti deve cambiare perché sono delle norme stringenti che magari andavano bene prima, però oggi ormai a circa 20 anni, dall'entrata in vigore dell'euro, le norme devono cambiare perché oggi c'è bisogno di fare delle politiche espansive, la manovra deve essere espansiva e solo così in effetti i paesi possono conoscere, possono non conoscere la crisi. Presidente, ma questa ricaduta si può avere anche sull'autonomia differenziata? O sono due momenti distinti e separati? No, sono due cose diverse. L'autonomia differenziata, tanta decantata, voluta, propinata, portata avanti dalla Lega, fino a qualche tempo fa stava prendendo il treno dell'alta velocità, però oggi per fortuna questo treno è entrato in stazione e per fortuna per i paesi del sud. Oggi abbiamo un ministro degli affari regionali che mi sembra che già abbia abbozzato una legge cornice che consente appunto di avviare questo processo verso l'autonomia differenziata. Però guardi, l'autonomia differenziata sicuramente in effetti non è una buona cosa per il sud. Noi abbiamo assistito
adesso a queste alluvioni che ci sono state, l'acqua alta a Venezia, purtroppo si parla tanto di Venezia, ma non si parla di Matera, della Calabria, purtroppo come al solito. Ecco, quando il governatore Zaia dice che è un fatto nazionale e parla appunto di efficienza, ma l'efficienza dove sta? Sono speso oltre 5 miliardi di euro per quell'opera voluta dalla Lega e Ma diciamo, dai partiti di centrodestra, anzi Berlusconi insieme a Zaia e all'allora Galan, all'allora governatore stanno Galan, ancora e poi dai sotto ghiaccio. Arrigliasso, stanno tutti sotto inchiesta. Ecco, gli scandali, i grossi scandali, diciamo che a sud si va per le briciole, ma i grandi Ma non affari si solo fanno a quello, nord, no? esatto. Tangentopoli, i grandi affari, si parla proprio di efficienza, ma l'efficienza quando è accompagnato da grandi risorse, no? Perché lei sa che a nord ci sono grandi risorse, è facile in effetti fare il gradasso con grandi risorse, invece è difficile sapere a sud che con poche risorse comunque riusciamo a tenere alto, Noi logicamente, stiamo i pagando nostri ancora servizi. del sud la tassa sulla Mareggiale di Palermo, questo è sicuro, ma e poi dobbiamo mettere bene in risalto che al nord sono quelli là che hanno avuto lo scandalo della Parmalat, che hanno truffato tutte le truffe che hanno fatto nel meridione dall'Unità d'Italia, non hanno fatto il 10% di quello che ha combinato Tanzi, questo è meglio che si sa, e Tutto a però nord, come tutto a tutta a nord, i nord, grandi affari tutta a a nord. nord. A sud poi Ci dico che noi siamo stanno spregoni. Cioè a nord, noi siamo spregoni. anche delle statistiche, delle truffe automobilistiche. A Napoli, in Campania, nel meridione vanno per i 2.000-3.000 euro. Là un incidente sull'autostrada al nord con i veicoli pesanti, un incidente sono tutti i soldi che cacciano per le piccole truffe che Sì, ma io fanno. però non voglio fare un discorso campanilista No, perché ma non noi dobbiamo devi. pensare all'Italia nella sua unità. Il Sì. discorso è questo, che purtroppo questi qui del nord fanno un discorso che a nord c'è efficienza, ma nel sud Ma non ci diciamo sta. spreco. E non è così invece, no, assolutamente non è così. A nord ci sono ruberie molto molto grosse, a Sicuramente. sud logicamente purtroppo c'è qualche inefficienza, però noi lavoriamo con poche risorse. Se noi avessimo le stesse risorse che ha il nord, sicuramente diciamo, il sud volerebbe. Presidente, tutto quello che abbiamo detto fino adesso, mo si deve saper discutersi la manovra finanziaria. Quindi un suo pensiero, come andrà a finire questa manovra finanziaria? Perché la manovra finanziaria è come una coperta, chi la tira di qua, chi la tira di là. Come ne usciremo fuori con le tasse? La mia idea è che questa manovra finanziaria non è per niente coraggiosa. Questo governo non è per niente coraggioso. Lo vedo un governo molto in affanno. Perché conservano quota 100, che secondo me è una cosa che andava subito abolita. Immediatamente. Proprio per distinguere il Conte 1 dal Conte 2 dal Conte 1. Andava subito abolita. Tanto in effetti c'è una. I lavori usuranti, certo, devono andare in pensione prima, ma già è previsto la legge, è prevista anche l'APE, cioè chi vuole andare in pensione prima, lo dovrebbe vedere anche il governo Gentiloni, il governo Renzi, avevano introdotto l'APE, cioè in effetti che il soggetto poteva andare in pensione con un prestito bancario senza perdere parte della sua pensione, perché oggi chi anticipa la Sistema pensione contributivo, capito? perde parte della pensione. E quindi io credo che uno che sta in ufficio, che poi molto spesso queste persone vanno in pensione e poi fanno il secondo lavoro, quindi togliono due volte il lavoro al giovane. Chi va in pensione non c'è logicamente un turnover, e chi va in pensione poi toglie lavoro al giovane, che magari conviene di più prendere una persona anziana anziché un giovane. Quindi vedete che è una cosa che andava subito a. Questo significava fare una manovra coraggiosa. Oggi invece ci troviamo solamente a, diciamo, ad arginare l'IVA, no? Questo aumento dell'IVA. Ci mancherebbe altro, fatto bene. Però alla fine sembra una manovra di tasse. La gente percepisce questa manovra come una manovra, anche se non lo è. Tranne qualche cosa sulla plastica che può anche andare, perché la leva fiscale in effetti ha anche questa funzione, no? La funzione di, diciamo, di disincentivare certi acquisti, e quindi la tassa sulla plastica Può essere può anche essere considerata una buona cosa. Però messa in questo momento significa dare armi in mano a Salvini, armi in mano a Salvini che
che può logicamente dal palco dire che questa è una manovra in effetti tutta tasse e imposte, mentre lui avrebbe fatto sicuramente una manovra espansiva, avrebbe logicamente sforare il patto di stabilità crescita abuso del 3% e quindi avrebbe fatto una manovra espansiva. Io invece, senza andare a sforare questo patto di stabilità e crescita, questo patto di stabilità, potevamo benissimo tagliare subito la quota 100. Erano miliardi, significa anche fare una manovra coraggiosa. Cioè, il governo è fatto di scelte, la politica è fatta di scelte. E allora il governo, per distinguersi dal governo precedente, doveva fare questo. Invece no, mi sembra una continuità rispetto a quello che è stato fatto prima. Non si parla appunto di cancellazione della famosa legge sicurezza, no? Si parla di scelte, non si parla. Nessuno dice niente. Non si parla appunto della cancellazione della quota 100. Rimane il famoso reddito di cittadinanza che comunque questo non ha prodotto nulla, cioè soldi, miliardi buttati così al vento. Dovevano essere finanziati al lavoro. E allora dico, dove sta questa manovra coraggiosa? Io voglio fare una precisazione. Noi abbiamo l'istituto di previdenza, che i soldi dei lavoratori vanno in questo grosso calderone, però fanno anche l'assistenza. Sì. Cioè praticamente tutte le pensioni di invalidità e accompagnamento vengono presi dai soldi dei lavoratori. Questo si deve dire, perché non è possibile che un ente di previdenza, cioè l'INPS, paga le pensioni di invalidità con i soldi miei che sono andato al lavoro. Quindi si dovrebbe fare uno stacco diretto, fare il Ministero dell'Assistenza. Sì. E questo è quello che incide molto su sì. quello che sono i problemi che stiamo vivendo. Appunto. Questa è la politica. La politica pensa solamente all'oggi, non ha una visione del futuro. Come diceva De Gasperi, no? Il politico, lo stesso è quello che guarda alle future generazioni. Oggi si guarda solamente all'oggi, guarda al presente, senza pensare a ciò che succede nel futuro. Quota 100 rappresenta questo. Alla fine chi paga tutto? Lo pagano i giovani. Cioè, e quando... Guarda, si parla sempre appunto di questa immigrazione e ci mancherebbe altro, è un fenomeno che deve essere governato, perché noi certamente l'Italia non può accogliere tutti e la gente percepisce in un vacuno, in Salvini con il quale che voleva fermare, ma non è solo chi ha fermato gli sbarchi è stato il ministro Minniti con la sua politica, con le sue azioni un po' passive, e Salvini oggi ne ha beneficiato. Poi ha fatto clamore, no? Con questo quello blocco di qualche nave, però intanto entravano tutti quanti. Quindi diciamo, però la gente percepisce questo, la gente percepisce che Salvini è l'uomo della sicurezza, l'uomo è il salvatore, no? Da questi immigrati. Ora, l'immigrazione è un problema, è un problema e deve essere governata. Però non vedo nulla, cioè non si sta facendo nulla ancora una volta per diciamo arginare questo e per controllare questo fenomeno. Si parla sempre, appunto, dicevo, dell'immigrazione, ma non si parla di immigrazione. Cioè il sud si sta spopolando, i giovani vanno via e non si fa nulla per mantenere questi giovani, per investire sui giovani. Sì, ci sono alcuni programmi che parlano appunto di Resta Sud, questi programmi, però non bastano perché la gente va via. Allora dico, ci vogliamo preoccupare dell'immigrazione o ci vogliamo sempre preoccupare dell'immigrazione? Alcuni sindaci di alcuni paesi addirittura danno un contributo a chi si va a spostare in questi paesi perché sono spopolati, però il problema resta sempre là. Bisogna arginare questi fenomeni di immigrazione, bisogna fare degli accordi come la fece il governo Berlusconi con queste persone che vengono. Qual è il tuo stato? Zaire? Allora andiamo lì, facciamo un accordo con questo paese, diamoci una mano, non soltanto l'Italia. Berlusconi insomma ha tante colpe. Noi purtroppo siamo ancora in una fase di transizione. Noi dal 92 da Tangentopoli l'Italia ancora non ha errori internazionali, perché Gheddafi doveva restare Gheddafi. È stato fatto un grosso errore perché era l'unico che manteneva tutte queste persone in combatti. Presidente, non, ritornando a noi, è un poco quelli i problemi che ci sono adesso. Si parla sempre di scudo per quanto riguarda la salvaguardia penale di chi investe, giustamente.
la salute viene prima di tutto, però anche quelli là che stanno perdendo il posto, ci sta pure vicino, dice sì, però noi dobbiamo lavorare, dobbiamo vivere. Lei personalmente, quindi più o meno che rispecchia un partito o un movimento, come vede questo fenomeno che sta vivendo l'Italia a livello occupazionale, a livello mondiale? Perché ci sta il governatore della Puglia che è a favore di togliere tutto, perché giustamente dice che la salute viene prima di tutto. Lei che ne pensa? Sicuramente la salute sta al primo posto e ci mancherebbe altro. Però io credo che le due cose possono stare in piedi. Là il problema è chi ha gestito la crisi di ArcelorMittal dopo è stato il super ministro Di Maio. Facciamo nome e cognome. Lo sappiamo che lui, quando diventò ministro del lavoro e dello sviluppo economico, disse che l'operazione Ilva fu un'operazione di detto perfetto e che lui non poteva scindere il contratto, non poteva fare nulla. Mentre poi il Movimento 5 Stelle su questo ha fatto una grossa battaglia per chiudere l'Ilva. È una battaglia di bandiera. Detto questo, ora. Io sono un imprenditore. Non caccio 5 miliardi. Io sono un imprenditore. Faccio un contratto con uno Stato, mentre in cui firmo il contratto, subito dopo lo Stato cambia idea, mi cambia un contratto. No? Me lo cambia logicamente in modo unilaterale. Ma secondo te, io imprenditore, ho ancora fiducia in questo Stato? No. Allora, non è questione di scudo penale o scudo penale. Lo scudo penale in effetti c'era anche quando c'erano i commissari, non è che è nato con ArcelorMittal, c'era anche quando c'erano i commissari, i quali i commissari dovevano logicamente porre in essere una serie di attività per fare in modo di rendere l'azienda non più inquinante. Ora, sarà una scusa. Ci sono altri motivi, però intanto noi abbiamo dato un'arma in mano a ArcelorMittal di chiudere in effetti gli impianti, di mandare a casa 12.000 famiglie subito, oltre logicamente all'indotto complessivo, quindi parliamo di oltre 20.000 famiglie, per fare cosa? Perché il nostro paese non è serio. Ed è un problema, no, è un problema nazionale. Ora, si vuole convertire questa fabbrica? Si può anche fare, cioè la scelta, io non penso di avere la bacchetta magica, né chi sta al governo cioè non ha la bacchetta magica, perché noi dobbiamo essere un paese serio. Il paese serio è quel paese che mantiene gli accordi, non è che cambia idea a seconda del governo. Sono d'accordo. Ora, ArcelorMittal doveva, secondo gli accordi, investire 4 miliardi e mezzo di euro, dove una parte doveva servire per bonificare la zona e per rendere gli altiforni a prova di inquinamento. Per fare questo aveva bisogno logicamente di uno scudo penale, perché come inizia in effetti i lavori, sicuramente logicamente poi in essere viola la legge per quanto riguarda le norme ambientali, ed è facile che qualche giudice possa logicamente allora per evitare tutto questo era necessario dare la possibilità a questa azienda di fare questi lavori senza la preoccupazione di incappare in sanzioni penali. Era questo e noi non siamo un paese serio, perché la crisi è stata gestita, ma veramente in modo scellerato, senza niente. Di Maio non è quello che ha detto che la crisi della Whirlpool era risolta. Anche, la COA, tante crisi che lui è scappato da quel ministero, è scappato. Cioè, ma il paese, ma facendemi conto il paese in mano a chi siamo? Cioè, il paese, abbiamo consigliato il paese in mano a Di Maio, a Salvini. Cioè, ma io dico, la gente veramente ha preso il bel dell'intelletto. Che crede alle stesse. Cioè, questa gente hanno fatto campagna elettorale sempre su poche parole. E la gente logicamente ha creduto a queste cose. Ma io gira la voce che quando è andato in Cina ha dato la mano al secondo pilota dell'aereo, si pensava che era un presidente cinese, quindi anche altre cose, ma
La cosa che a me fa rabbia è che purtroppo si gioca sulla pelle delle persone. Quelle questa è la cosa che mi fa. Prendere in giro tutte queste persone, un reddito di cittadinanza, tutte queste cose, se non sono finalizzate al lavoro, è inutile. No, ma, è inutile. Ma nemmeno quando c'era la vecchia politica clientelare, no? DC, DC e PSI, no? Ma creavano posti di lavoro, cioè non è che elargivano soldi a destra a manca così senza panino. C'è gente che allora ma perché logicamente lui non ha mai fatto nulla nella vita, quindi pensa che anche gli altri devono fare altrettanto. Presidente, prima abbiamo detto che forse il Partito Democratico sta in affanno. Dicono tutti quanti che sta in affanno perché perde pezzi. Ovviamente questi pezzi vanno verso Italia Viva. La solita riflessione che ci sia l'altra volta, molti amministratori stanno uscendo fuori e stanno andando verso Renzi. Se, come si dice in giro, che si vota a marzo, perché praticamente le contraddizioni che c'erano prima con Salvini, stanno pure adesso, che giustamente il grande Renzi insieme a Orlando hanno detto una cosa: non si può vivere di prescrizione per tutta la vita, perché praticamente è questo, e non si può nemmeno far finta che tutti questi problemi che stanno in atto non sono, cioè ci stanno contraddizioni. Quindi mo se si vota a marzo, lei come vede il PD e come vede Italia Viva? Perché Italia Viva significa che è viva. Io non so se si vota a marzo o meno, però posso dire una cosa: il PD è apparato, molto apparato, l'ho vissuto sulla mia pelle, ma lo posso dire, l'ho detto anche in ogni consesso partitico, nelle varie riunioni che sono state, il PD è stato molto molto apparato, cioè non ha investito, ma non dico su di me, ma anche su altre persone, è rimasto apparato e oggi fa parte di quel potere, no? Adesso sta al potere, però non ha messo in campo un qualcosa di nuovo rispetto al precedente. Mi sembra che stia gestendo il potere, il governo, tutto ciò che il precedente sta facendo. Non vedo slanci, non le vedo proprio. Cioè, la politica è ancora dettata dai 5 Stelle e dalla vecchia politica fatta appunto io non vedo questa novità. Per me il governo è come se fosse uguale a quel precedente. Non vedo nulla di nuovo. Veramente non vedo nulla di nuovo. Ed è preoccupante. Le contraddizioni sono di più adesso. Esatto, ed è preoccupante perché il PD sembra che vuole stare al governo. Anche se Zingaretti voleva andare alle elezioni. Io non so se andiamo alle elezioni a marzo o meno, però certo che questo governo mi sembra che stia galleggiando, non lo vedo coraggioso, lo vedo molto, molto in affanno, la gente vuole andare alle elezioni, io sono convinto che bisognava andare alle elezioni, perché sì, è vero che noi non abbiamo mai votato in autunno, però andando alle elezioni c'erano tutti gli strumenti per mettere alla berlina Lega e 5 Stelle. Oggi noi stiamo dando l'assist alla Lega di poter mettere in cambio una serie di una politica contro questa, ha vinto in Umbria e forse anche in Emilia Romagna. Sembra che la gente ormai vede in Salvini come colui il quale in effetti vuole combattere appunto questa immigrazione. La gente ha paura. L'immigrazione è un problema. Ora, certamente non è un problema per me, per te o per altro, è certamente un problema per chi vive nelle periferie, perché nelle periferie è quello che subisce di più. E non perché loro vedono come colui il quale prendi il posto di queste persone, ma li vedo come una minaccia. Allora, noi vogliamo fare qualcosa, il PD vuole fare qualcosa, i 5 Stelle vogliono fare qualcosa, cioè questo PD vuole fare qualcosa contro questi mesi. In mare le persone vanno salvate, ci mancherebbe, vanno salvate, su questo non ci piove, però l'Italia deve fare qualcosa per cambiare il regolamento di Dublino voluto, cioè sottoscritto dalla Lega, ricordiamoci sempre, perché il regolamento di Dublino stabilisce che noi siamo obbligati ad accogliere come paese di primo porto, porto esatto, dobbiamo logicamente siamo obbligati ad accogliere questi immigrati.
Però dobbiamo fare in modo di cambiare quel regolamento e fare in modo che la gente possa essere distribuita in tutta Europa e che l'Europa, in effetti, prenda seriamente a cuore il problema immigrazione. Presidente, io dico che si vota a marzo per un motivo molto semplice, perché la dinamica dei gruppi che stanno... Hai qualcosa? Come sempre, io te l'ho detto già l'altra volta, la dinamica dei gruppi che stanno succedendo queste cose è figlia di qualcosa che significa riduzione dei parlamentari. Ci hanno tutti quanti paura di non essere messi più in lista. Quindi cadendo il governo oggi significa che rimane la legge elettorale precedente, quindi rimane tutto così come sta. E salta anche pure il discorso che ha fatto il decreto Bonafede sulla prescrizione. Quindi non vanno in galera nessuno, ringraziamo a Dio. Il fatto che giustamente, detto da Orlando, a me mi ha fatto piacere, che non si può mettere persone in galera perché un commercialista ha fatto un errore. Può capitare, lei fa il commercialista, gli altri fanno i commercialisti, si possono commettere degli errori. Sull'evasione fiscale? Sull'evasione fiscale. Ah, però voglio dire una cosa. Allora, però voglio dire una cosa, le manette agli evasori non è che è nata oggi, cioè questa è la legge, sì, questa legge. Hanno solo inasprito le pene, però già c'era prima, non è che oggi si vantano e dicono che abbiamo messo la legge che mette gli evasori. Ma di là si è d'accordo o meno, però è la legge che già c'è, sono state solo inasprite le pene, solo questo. Io dico che bisogna fare una seria lotta all'evasione. Alcuni strumenti messi in campo, per esempio la fatturazione elettronica, è stato dal governo Renzi Gentiloni. La fatturazione elettronica è frutto del governo Renzi Gentiloni. Tante cose pure sono state fatte da quei governi, che purtroppo oggi ne siamo logicamente avendo i benefici. Io spesso vedo per strada, no? Persone che camminano con dei macchinoni, ma non ci vuole tanto affermare queste persone. Ma posso capire, cioè, anziché la Guardia di Finanza venga qui, no? A scovare, allora capire, non ci vuole niente, anziché andare sempre logicamente a inasprire chi già dichiara, cose del genere, cerchiamo di scovare gli evasori totali, quelli che sono, esatto, quelli che non sono censiti dal fisco, ce ne sono tanti. Ma basta andare in un piccolo porticciolo a vedere tutte quelle. Ce ne sono tanti, lì bisogna, quella è l'evasione, ma non chi già va, certamente ci può essere, perché magari chi già paga, ma è un piccolo evasore, non fa numero. Ci sono i grandi evasori, quelli che il fisco non conosce proprio. È lì che bisogna scovarli. Ormai tutte le spiagge sono diventate dei porti a cielo aperto, basterebbe soltanto, per risolvere il problema italiano, mettere una bella tassa in più sui natanti, basta aumentare l'assicurazione sui natanti invece di prendersi con i bambini, con la merendina e con i cioccolatini. Però guardate che non hanno interesse a fare questo, perché è antipopolare, perché non sono loro. Quindi. Allora, ritornando sempre a questo discorso, quindi questa manovra a centro, lei vede dal suo punto di vista, bello, a 360 gradi, un grande centro con Renzi, con la rinascita della Democrazia Cristiana e con l'ultimo articolo di ieri sul Mattino, che oltre al Rotondi, oltre a Cesa, tutta la vecchia nomenclatura della Democrazia Cristiana, più Mara Carfagna. Lei come vede questo centro con Renzi? Liberal, socialista? Ma io... Io la vedo positiva. Io sono sempre stata una persona moderata, non ho mai avuto testa e piedi, io l'ho sempre detto, provengo appunto dalla Margherita, che ho iniziato un percorso della Margherita. L'idea di centro a me piace, non è che non piace, però non credo che possa rinascere la Democrazia Cristiana. Credo che comunque qualcosa di, diciamo, di centro possa nascere, sta nascendo, e sicuramente c'è un movimento nel paese, anche nella parte cattolica, che si sta muovendo molto, stanno cercando appunto di fare qualcosa, anche perché contro gli estremismi bisogna pur fare qualcosa. Quindi c'è la parte cattolica che si sta muovendo, ci sono associazioni molto vive, parlo delle Agri, ma anche
anche oppure la comunità, diciamo, di Sant'Egidio, anche altre associazioni cattoliche che si stanno muovendo e stanno cercando di, diciamo, di iniziare ad impegnarsi in politica. Tutto questo, non so se Italia Viva, Renzi, possa essere, diciamo, il catalizzatore di tutte queste forze. Certamente Renzi ha un passato di Democrazia Cristiana, ha un passato cattolico, può essere la persona candidata, in effetti, ad essere il catalizzatore. Io mi auguro che ci sia questa forza moderata, perché c'è bisogno di moderazione. In Italia c'è bisogno di molta moderazione. Allora, il partito dei Vescovi in Umbra esiste, si sta muovendo la Democrazia Cristiana sotto forma di fondazione nata. Il partito dei Vescovi si sta impegnando più del solito, perché lei sa sicuramente che quando si tocca la Chiesa si tocca la corrente. Cioè, a me mi risulta che hanno messo o vogliono mettere le tasse sui rifiuti, sui beni ecclesiastici, pagare l'ILOR, l'IMU e tutte queste cose. Quindi non si può permettere un fatto del genere. Che ne pensa? Perché si stanno impegnando i cattolici? Ma non credo che sia questa motivazione, non credo che sia questa motivazione, è molto riduttiva, non credo che sia questa motivazione. La motivazione non è ben altra. Ben altro, perché negli ultimi anni e mezzo è venuto fuori un clima di odio. Oggi vediamo sui social, c'è questa contrapposizione le persone non italiane. C'è un clima di odio che io credo che bisogna mettere in campo, perché sono animate a salvare l'Italia. La Chiesa è impazzita, ha fatto degli errori, come ultimamente Ruini in un'intervista, diciamo, è come se avesse avallato le scelte politiche di Salvini, ed è stato subito messo alla berlina, giustamente, perfetto. Perché Salvini non è certamente la persona possiamo usare uno statista capace, appunto, di portare l'Italia alle 3.000, assolutamente Salvini no. Salvini è uno che con quattro parole dice sempre le stesse cose, e la gente crede a quelle cose, quello è il problema. Ieri, per esempio, Stefano Mazzini, è stata molto bella alla trasmissione di Piazza Pulita. Ha parlato della figura del leader, no? del leader, e di colui il quale la gente si presume di essere tale. E ha detto che il leader è quello che vale uno, rispetto a zero è quello che vale un poco più di uno. Però quando è che diventa leader? Quando questo uno ha tanti zeri che lo accompagnano. Quindi diventa 10, 100, cioè le persone, le nullità, no? Le nullità, o le persone che si sentono tali o che abdicano tutto ad un soggetto, dice, oh, perché la democrazia ha un costo, significa sacrificio, significa diciamo non convincere, ma portare avanti le proprie idee e fare in modo che le idee della democrazia devono avere più forza. E quindi questo ha portato a questo esempio. Cioè, alla fine, le persone zero, cioè le persone che non si impegnano in politica, sono quelle persone che abdicano, diciamo, il ruolo ad un soggetto, a un presunto tale, a un leader, il quale poi, mettendo tanti zeri, diventa 10, 100, 1000, e così è stato Salvini. Salvini oggi sembra che ha tanti seguaci, però sono tutte quelle persone che io sono convinto che sono un po' stanche, che sono un po' pigre, che non vogliono fare nulla, e quindi credono in questo signore che magari si erge a paladino della sicurezza, e quindi la gente crede in lui. Allora, a livello psicologico esistono i leader positivi e i leader negativi. Ma sicuramente. È proprio sancito da questa disciplina. La gente percepisce. Purtroppo la politica è più quella percepita anziché quella reale. E Salvini, ma diciamoci, ma non è mezzo, ma che ha fatto? Ma vogliamo fare un bilancio di quello che ha fatto? Non ha fatto nulla. Ha solamente, diciamo, fatto una campagna elettorale continua sulle ONG, sì. Cioè ha bloccato, alla fine tutto sommato ha bloccato 100 persone che poi sono uscite tutti quanti, cioè, ma niente, adesso non ha fatto nulla, cioè non sarà mai ministro come oggi, dice che lui non sarà ministro come oggi, domani Castiglia. Noi gli paghiamo uno stipendio da 20 anni senza che lui lavori. Siamo in chiusura, noi
noi siamo napoletani, a Piazza Municipio un grande sindaco ha messo qualcosa come una 100-200 pecore. Lupi? Oh, che sono? Lupi. Poi la vediamo, pecore, perché no, sono lupi. Pecore. Ho visto ci là. Stanno i quelli che si accoppiano con altri animali, non voglio utilizzare il termine esatto. Quanto possono costare per una comunità come Napoli che vive nel disagio più schifoso, le strade tutte rotte, lavori in corso, tutto, era necessario fare questa mandria per Piazza Municipio, che i problemi che ci sono. Vabbè, è un'opera d'arte, come un'opera d'arte. Ma allora, se quella diventa un'attrazione, è stato speso, non so, 100, ma se quei 100 diventano un'attrazione e portano un beneficio di Gianni Miglio, io credo che sia fatto una buona cosa. Ora, io non voglio criticare. Rimarranno questa, per sempre, rimarranno per il periodo di Natale. Esatto, per il stile, però ad Arezzo. C'era un'opera d'arte di Dalla Fiora al Vomero, è stata tolta. Quindi o è sempre una persona che ama l'arte o non la deve mai amare. Però io penso, con i problemi che teniamo a Napoli, che ne sono tantissimi, anni fa ci stavano dei lavoratori che scendevano alla mattina con un camion, mettevano un poco di catrame per otturare i fossi, buchi. Ma questa persona perché non ne prendono? 4-5 persone per aggiustare i disagi, che poi questi disagi sono cause contro il comune. Lo so, che praticamente persone con gli scooter vanno a finire a terra, si fanno male. Poi, diciamo, è possibile mai che queste persone che sono i leader posannati, poi dopo alla fine si vede che fanno a fine i Salvini, perché poi nessun napoletano voterà mai di nuovo le magistris, almeno me lo auguro. Non può essere più candidato. Due mandati. Però se cade si potrebbe. Deve saltare un mandato. Quindi siamo stati fortunati almeno in questo. Presidente, allora ci rivediamo la prossima volta fra 15 giorni. Grazie ai telespettatori. Che delle novità positive per speriamo. Questa nazione che veramente non merita. Speriamo che faranno qualcosa di coraggioso. Va bene. Grazie. Alla prossima. Grazie.